Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi di questo kit di pennelli della Sigma che mi hanno inviato un po' di tempo fa perché appunto li provassi e potessi fare la recensione. Come sapete, la Sigma ha diversi kit di pennelli per occhi, per viso, kit completi come questo, quindi trovate sia pennelli per occhi che pennelli per viso. E l'ultima novità che sono i kit di pennelli da viaggio, quindi più piccolini. Per quanto riguarda il discorso della dogana, non dovrebbe esserci il problema, nel senso che loro a quanto pare riescono a non far fermare il pacco in dogana. Infatti anche il mio pacco è arrivato in 14 giorni, quindi sono stati anche veloci e non ho avuto problemi di dogana. Prezzi, il kit completo, quindi i 12 pennelli che troverete all'interno, più il brush roll, sono 89 dollari, che sono più o meno 89 dollari, che sono più o meno 61 euro. Invece soltanto i 12 pennelli sono 69 dollari, che sono più o meno 47 euro. Solo il brush roll, quindi solo questo borsino, sono 20 dollari. Allora, adesso vi parlo un po' dei vari pennelli che troverete all'interno. Allora, i pennelli che troverete all'interno sono 12 e sono questi. Quindi trovate sia pennelli per viso che pennelli per occhi. E si inizia con il 150. Io spero veramente di riuscire a farvi vedere quanto sono morbidi, perché è densi, sono molto belli. Questo appunto è il 150, è denso, è molto molto morbido, setole naturali. E lo potete usare, si usa per applicare le polveri in genere, ad esempio la cipria. Poi il 187, che è questo, morbidissimo, proprio morbido, morbido, morbido. E setole sintetiche e naturali. E questo si può usare per, ad esempio, applicare il fondotinta oppure per applicare il blush. Per un'applicazione naturale, leggera, è molto carino anche questo, è molto molto morbido, molto bello. Ed è il 187. Poi il 168, così, è angolato, è morbidissimo, proprio molto molto morbido. Setole naturali, e questo è perfetto per il blush e il contouring. Molto bella. Poi il 190, più piatto, vedete, è più rigido, setole sintetiche, e questo va bene per applicare il fondotinta liquido, perfetto. Ok, poi arriviamo ai pennelli per occhi. Questo è il 239. Morbido, vedete, affusolato, vedete che è rotondo qui. È molto morbido, setole naturali. Questo è perfetto per usare, cioè per applicare l'ombretto, pigmenti. Poi il 252, così, è più lungo, anche questo affusolato, un po' più rigido. E questo va bene ad esempio per stendere il primer, comunque i prodotti in crema, che fate più rigido, perfetto per questo. Anche questo setole naturali. Poi 200, 224, giusto? Questo affusolato, morbido. Setole naturali, e questo è perfetto per sfumare. Ok, poi il 219, giusto? Che è il pennello a penna. Setole naturali, morbidissimo, e questo è perfetto per sfumare, però con precisione, oppure per sfumare ad esempio qui sull'angolo esterno dell'occhio, sull'angolo interno, quindi per arrivare magari anche sugli angoli, nei punti in cui è più difficile arrivare con
normale pennello per sfumature. È molto bello questo. Ah, stavo per dimenticarmi, questo è perfetto anche per sfumare la matita. Quando magari usate la matita per fare il contorno occhi, andate a sfumarlo con questo ed è veramente. Io lo uso molto per questo, per sfumare la matita e mi trovo veramente bene. Io li ho già lavati questi pennelli, li ho già usati e lavati. Comunque, appena vi arrivano, lavateli. Perché sentite che ha un odore un po' di plastica, però se li lavate dopo va via, tutto bene. Poi c'è il 194, che è piatto. Piatto, vedete? Yuppie. Setole sintetiche. Più rigido, perché con questo andate a mettere il correttore. Poi il 275, setole naturali angolato, e questo è perfetto per fare la V qui sull'angolo esterno dell'occhio, oppure anche per mettere l'illuminante. Bello questo. Poi il 209, fatto così un po' appena, ed è perfetto per mettere l'eyeliner, per fare una linea sottile, molto molto bello. Setole sintetiche. Infine l'ultimo pennello è il 266, che è quello classico d'eyeliner, quello angolato. Setole sintetiche, questo come sapete, perfetto per applicare l'eyeliner. Oggi non riesco a parlare veramente. E anche per disegnare, per riempire le sopracciglia. Ok, e questi erano i 12 pennelli che troverete all'interno del brush roll nel kit completo. Poi loro vi hanno inviato. Ah no. A parte appunto il brush roll con questi 12 pennelli, troverete anche in omaggio il 217, questo. Comunque tutti i pennelli sono impacchettati così, eh. Troverete il 217, che è la versione viaggio, quindi un po' più piccolo. Poi oltre a questi, a me hanno anche inviato, però non fa parte del kit, almeno da quello che ho capito io. Mi hanno inviato il Kabuki. Il loro Kabuki, che è fantastico perché è morbidissimo, è molto 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 denso, guardate, è molto bello, è molto 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 morbido. Sono contenta perché io non avevo un bel Kabuki e mi serviva. Vabbè, questo lo sapete, serve per mettere il fondotinta minerale. È molto morbido, molto bello. Il 182 è questo. Che se volete potete anche acquistarli singolarmente. Morbidissimo. Non mi staccherei veramente da questo, è morbidissimo. Questo mi piace veramente, questo mi piace un sacco, perché è molto molto morbido. Va bene, e oltre al Kabuki, il 109, che è questo. E questo è perfetto per applicare, per stendere il fondotinta. Io ho preso il 109 della MAC quando sono andata a New York e da allora uso solo questo per mettere il fondotinta, perché è eccellente, cioè proprio è la sua fine, non lo so, è perfetto. Lo preferisco sicuramente al 187. Il 187 mi piace magari per il blush, mentre per il fondotinta secondo me questo è perfetto, eccellente, il pennello da fondotinta. Me l'aveva consigliato tra l'altro mia sorella, perché io ero convinta che mi sarei trovata benissimo col 187, invece aveva ragione lei, il 109 è molto molto meglio. Infine il 188, fibre sintetiche naturali.
per mettere il blush, l'illuminante. Avrete sicuramente notato che i nomi sono gli stessi dei pennelli della MAC. Infatti avete 239, avete il 224, 150, 187, sono gli stessi. Anche dal punto di vista estetico sono uguali. E cosa più importante, sono simili, molto simili, anche per quanto riguarda la qualità delle setole. Cioè, intendo morbidezza e densità. C'è qualche differenza, ma c'è poca differenza. Quindi, per tutte quelle ragazze che vorrebbero i pennelli della MAC e comunque non possono comprarseli perché comunque costano tanto, questi sono secondo me una valida alternativa. Sono molto molto simili per quanto riguarda appunto le setole, molto morbidi, sono dei bei pennelli. 61 euro ho detto, giusto? 61 euro secondo me è un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché avrete dei bei pennelli, perché sono molto morbidi, sono fatti bene, avrete un kit completo, sia pennelli per occhi che per viso, e senza spendere un occhio, come per i pennelli della MAC, che per carità sono fantastici, però è vero anche che costano tanto, e quindi sì, secondo me sono un'ottima alternativa. E basta, questo è tutto. Adesso invece farò il video per quanto riguarda il kit da viaggio. Ci vediamo quindi tra poco. Ciao!